Io sono Andrea Mariano, in arte andro, musicista, nonché pianista, tastierista, anche produttore della nota band Negramaro. Sono Lavinia Biancalani, founder e creative director di The Style Pusher, un'agenzia a casa di produzione creativa con sede a Milano. Abbiamo, insieme a mio marito Andrea, deciso di intraprendere questa meravigliosa collaborazione insieme a Berto. E questa decisione nasce da una necessità da una parte e da un sogno dall'altra, ovvero quella di personalizzare uno dei nostri spazi, trasferendogli l'identità visiva e creativa che in qualche modo ci contraddistingue. Come sono venuto a contatto con questa realtà? Ho conosciuto due amici che si sono affidati completamente a questo, direi, importantissimo concept di approcciare al lavoro del design, dell'arredamento. Ho visto quasi questa customizzazione perfetta su uno spazio che era alquanto insolito, perché era un loft molto particolare da gestire e da arredare. Quindi ho chiesto, perché ero molto incuriosito da questo abbinamento di colori, dai tessuti, dai materiali, da tutto il lavoro che era stato fatto, mi sembrava perfetto. Quindi io e Lavinia abbiamo recentemente acquistato un nuovo spazio. E cercavamo un partner che ci aiutasse a trasferire la nostra visione, che riuscisse a personalizzarlo. Sarà lo spazio più importante perché l'area conviviale, living, quindi preposta proprio all'incontro con i nostri collaboratori, ma anche i nostri amici. Individuare il partner ideale era una sfida e con Berto siamo felici di poter iniziare questa collaborazione. Abbiamo ospitato nel nostro spazio tutti gli architetti e le figure di Berto che sono specializzate in questa idea di customizzazione, di progettazione. Da lì a brevissimo, quando dico brevissimo parlo di pochi giorni dopo, abbiamo ricevuto un progetto che, insomma, sono testimoni i ragazzi di Berto che erano lì con noi, che ci ha sbalordito, letteralmente sbalordito. Sono molto felice anche delle proposte che sono state fatte in termini appunto di soddisfacimento di alcune necessità specifiche, ovvero la possibilità di creare un progetto su misura, laddove c'era la necessità di andare a identificare degli spazi anche di servizio un po' più complessi da immaginare. Che noi sicuramente per quanto possiamo avere una visione di design abbastanza specifica, sicuramente ecco, dall'altro lato le competenze proprio nell'individuare delle soluzioni esteticamente molto belle, ma in termini di servizio anche molto utili, molto efficienti, questo sicuramente è stato un aspetto che è stato valutato positivamente, ha fatto la differenza. Avere questi ambienti conviviali in cui le persone riescono a sentirsi a proprio agio, questo è uno dei punti di forza, il fatto anche di semplicemente venire in uno showroom di Berto e in qualche modo sentirsi a casa, perché questa potrebbe essere benissimo una zona di casa mia e mi sentirei molto a mio agio. Questa cosa che Filippo mantiene viva e su cui cerca di puntare è un po' la chiave per il futuro di chi vuole fare delle grandi cose e soprattutto crearsi una storia. Le grandi storie si costruiscono con le sfide, con i rischi, con gli investimenti, con le visioni e con i sogni, no?